Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. No, non è un video sulla collezione di glitter, perché come vedete sono pochini, non è che posso fare chissà quale collezione. Oggi è un creiamo insieme, me l'avete chiesto in tanti e quindi io, come sapete, sempre vi accontento appena posso e ne approfitto per provare insieme a voi la resina della Prokima, la Sitafoam. Vabbè, insomma, io sapete che non sono brava con l'inglese, comunque è quella invisible, quella invisibile, proprio fatta apposta per i diamanti. Guardate qui, come se fosse un diamante. Come al solito trovate sempre il link dei prodotti che utilizzo giù nell'info box, in quella la parte magica che nessuno utilizza mai, ma è importante, lo sapete. E quindi mi sto già perdendo così in chiacchiere. Poi ho altri stampi qua che devo finire, già che sono iniziato a fare la resina. E quindi, siccome voglio fare qualcosa tipo gemme e cose varie, utilizziamo questo, che ancora non l'ho mai utilizzato. Adesso vi faccio vedere anche in quale condizione l'ho sistemato per metterlo dritto. Utilizziamo questi, che sono quelli con le gemme, e questo, sì. E poi volevo usare queste per fare, visto che questo è completamente trasparente, cioè voglio appunto capire quanto è trasparente, volevo utilizzare questi zuccherini per decorazione. Poi volevo utilizzare anche questi come decorazione. Scusate se ci sono tutti i riflessi della luce, però che dobbiamo fare? Questa è la luce che c'è in questi giorni. E poi vabbè, brillantini, e chi più ne ha più ne metta. E mi sono scocciata di fare, sto facendo video in cui sono sempre impostata nel parlare, perché non sono io questa, cioè sì, sono io. Ah, ho anche questi da utilizzare, vabbè. Cioè sono io, sì, però diciamo che mi trattengo un po' nel parlare, cercando di parlare col meno accento possibile che ho, e soprattutto diciamo che posso dire, io sono molto più pazza di quello che vedete, e quindi diciamo che non traspare questa cosa nei video, perché sono un po' trattenuta e impostata e non va bene. Quindi magari questi video che faccio così, con il creiamo insieme, riesco magari a farvi capire di più come sono fatta, perché parlo così. Ecco, perché parlo così a sproposito, cioè. Va bene, allora, fatto questo li mettiamo da parte perché ancora non ci servono. Bene, adesso se potessi allargare la fotocamera vi farei vedere il macello che c'è. Dettagli ancora. Quindi, vediamo un pochino. Questi si devono unire in parti uguali. Voi non vi state vedendo una beata beep. Ah, fotocamera, brava. Quindi componente A e componente B in parti uguali in volume o K. Quindi io per partire farei i miei soliti 10 grammi di A e 10 grammi di B. Allora, volevo iniziare subito facendo per esempio questi due. Mettiamo un po' di questo qua. Già sto facendo disastri, eh. Ah, voi non lo sapete, ma io quando creo con la resina faccio dei disastri giganti, che voi giustamente non vedete, perché vedete, lo scopriamo le creazioni direttamente già fatte, e voi non vedete che io combino dei disastri giganterrimi. Adesso forse lo potete vedere. Questo è andato, e mo lo mettiamo anche qui. No, non è un altro sfondo, è la base, questa qua di sughero, e così le appoggio già qui le creazioni e gli stampi, perché altrimenti devo spostarle, quindi rischio di fare dei macelli assurdi. Quindi io direi che adesso possiamo andare qui, e questi poi penso che voi non lo vedete, però penso che poi li finirò con la base bianca dietro. Io qua ci voglio mettere degli zuccherini. Quindi proviamo, non ci ho mai provato. Molto carnevale, direi. Quindi li mettiamo qua dentro. Comunque ne approfitto di questo video per ringraziare e salutare tutti i nuovi iscritti che ho visto che stanno aumentando. Io non posso essere che super felice di questa cosa. Che ho fatto? No, mi prego, guardate che ho fatto.
Ma perché? Si può, non si può. Ci ho messo di coso nella resina. Ma no, come fa? Adesso questi non li possiamo mangiare più. Va bene. Dicevo che ringrazio tutti i nuovi iscritti e vi saluto tutti quanti e vi do il benvenuto sul mio canale. Vi ringrazio che mi seguite sempre con tanto affetto, anche se come sempre ogni tanto noto che purtroppo tipo sui 1000 iscritti che ho, solo tipo 100 persone vedono il video. E questo mi dispiace tantissimo perché mi metto veramente di impegno al massimo per cercare appunto di fare dei video, per dargli dei momenti, insomma, per farli. E poi magari vedere che non sono visti da almeno, non dico da tante persone perché non pretendo chissà che cosa, però almeno dai miei iscritti mi fa, mi lascia un po' così, un po' di tristezza e a volte mi fa dire anche di voler. Mi fa anche pensare, insomma, di voler chiudere il canale, perché chiudere no, magari non fare più video, ecco, perché comunque io ci metto del tempo, mi impegno tanto, anche soprattutto nell'editing cerco di sempre dare un'impronta diversa ai miei video, però molto spesso vedo che questa cosa non viene, cioè non viene ricompensata, comunque non, i video non vanno, insomma, non vengono visti da tante persone. Per lo più non vengono visti da tutti i miei iscritti e questo mi dispiace tantissimo. Non vengo seguita, insomma, da come vorrei. Il canale, insomma, è aperto anche da un anno, diciamo proprio da quando carico video sempre assiduamente. E da un anno gli iscritti aumentano, però le views sono sempre quelle. Quindi a volte mi demoralizzo, ecco, non per niente. Ce la faremo. I miei iscritti fidati, i ragazzi che mi seguono ci sono sempre, li vedo sempre, che commentano sempre, mi seguono con tanto affetto e li ringrazio sempre di questo, perché vedo che comunque almeno loro, insomma, piacciono, almeno a loro piacciono i video che realizzo e quindi principalmente per loro mi impegno nel realizzarli. Ok, allora, vediamo un po'. Vediamo se qua ci va una di questa e ci possiamo colare sulla resina. Guardate come il foglio assorbe la resina, gli dà l'effetto tipo trasparente e viene fuori il colore che c'è sotto, che in questo caso è un rosso. Guardate che meraviglia. Ok. Andiamo avanti. Adesso questa che è rimasta la volevo colorare e quindi direi di colorarla qua dentro e mettiamo un po' di questi. Ragazzi, non so veramente cosa uscirà da questa colata, cioè ve lo sto già dicendo, non ho proprio idea di quello che uscirà da questa colata appunto che ho fatto con la resina, perché sto facendo le cose a cacchio, però insomma non so cosa faremo. Ne uscirà qualcosa, spero. Queste così, ma sì, facciamo tipo un effetto tipo galassia, non lo so, neanche io. E queste qua, ma sì, ma vai, qua proprio così. Come non far vedere alle persone che seguono il video quello che stai facendo? Fatto. Ovviamente. Stai scherzando? Quindi niente, abbiamo finito. Queste sono le creazioni che abbiamo realizzato insieme. Le scopriremo prossimamente in un altro Scopriamo le creazioni in resina. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Fate bravi sempre, mi raccomando. Ciao! Dai, bagnati. Quando devi bagnare ti bagni e ora non ti stai bagnando? Cioè, non ho capito. Perché ti stai bagnando solo dove vuoi tu? Spiegami.
come combinare disastri. Ilaria combina disastri.